Siamo con il direttore di Fiera Bolzano, Reinhold Marsoner. La prossima edizione di Climhouse sta per aprirsi. Da dove è nata questa idea e come si presenta oggi a livello di numeri, di partecipazioni anche aziendali? Ma l'idea è nata circa attorno al 2004, quando abbiamo capito che un'idea dell'ufficio aree e rumori della provincia autonoma di Bolzano, e cioè di classificare le case secondo il consumo energetico in classe A, B e C, e di sostenere questo con una campagna pubblicitaria e anche e soprattutto con campagne formatorie per le maestranze, ha avuto grande interesse un po' da tutta la penisola. Noi abbiamo capito che questo poteva essere un tema per la fiera, quindi abbiamo elaborato un progetto il quale è sbarcato praticamente nel 2005 all'interno di una fiera sull'edile come numero zero, con una quarantina di espositori, con un mega successo. Quindi dal 2006 in poi Climhouse è diventata una fiera a sé stante e ha avuto un enorme successo, mai pensato, perché alla fine, oltre a fare dopo 2 edizioni già il pieno di tutta la nostra superficie disponibile con circa 400 espositori, è cresciuto d'anno in anno anche il numero di visitatori, ormai siamo a quota sopra 40.000 in 4 giorni, operatori al 90%, e il bello è che l'85% viene da fuori provincia di Bolzano, da tutta la penisola, ma anche dall'estero, un po' meno, dal sud, dalle isole, dal centro e chiaramente soprattutto dall'Italia settentrionale. Un progetto quindi innovativo che segue una filosofia. Qual è appunto questa linea guida? Sì, infatti io sono convinto che se non ci fosse dietro la filosofia che penso possano sposare il 99% dei cittadini, e cioè di confrontare le sfide del futuro del nostro pianeta, soprattutto del nostro clima, in termini di risparmio energetico, e quindi costruire in modo sostenibile, come l'hanno fatto i nostri antenati. Se noi guardiamo le città italiane, tutte queste bellissime città, da Roma, Venezia, Firenze, Perugia, e perché no anche a Bari, noi vediamo che abbiamo perso questa conoscenza, abbiamo perso quest'arte di costruire in modo sostenibile, soprattutto negli anni 50 e 60, quando l'energia costava niente. Adesso che l'energia scarseggia e il costo arriva alle stelle, è ora di cambiare, e quindi di costruire in modo che si risparmi energia e che soprattutto si vive anche poi in queste case in modo comodo. Voglio chiederle una curiosità, un'anteprima dell'anteprima rispetto a questa nuova edizione. Sì, infatti lei penso che accenni al fatto che a Bolzano ci sarà l'anteprima dell'anteprima di una casa che le eccellenze italiane dell'università, delle costruzioni e delle progettazioni, quindi Roma, ma anche l'Università di Bolzano, parteciperanno per la prima volta al Solar Decathlon, che è come potrei dire, è un concorso al quale partecipano varie squadre da varie nazioni, sempre composto da professori e studenti universitari che cercano di costruire delle case sostenibili nell'era solare, con zero consumo energetico, se non addirittura con produzione energetica. L'Italia partecipa la prima volta, e a Bolzano ci sarà una specie, un mock-up, che è una specie di riassunto, se vogliamo dire, della casa che sarà eretta in settembre a Madrid. Aggiungo che oltre a questo avremo, durante il convegno Costruire il futuro dell'Agenzia Casa Clima, il venerdì e il sabato, come keynote speaker il professor Manfred Hegger, che è professore universitario a Darmstadt in Germania, che con la sua università e i suoi studenti ha vinto 2 volte consecutivamente a Washington il Solar Decathlon mondiale. Quindi abbiamo non solo diciamo, la partecipazione italiana, che è un
una prima, ma anche il luminare di queste cose, quindi questo professor Manfred Hegel. Devo dire purtroppo che sono rimasti pochissimi posti per questo convegno, già a distanza di 10 giorni, quindi invito tutti quelli che vogliono vedere Hegel e sentirlo, e chiaramente anche vedere il mock-up della Casa Decathlon italiana, di andare subito sul sito www.climahouse.it, clima con la K e house come con l'edizione inglese. Quindi un ricco programma collaterale, e sappiamo anche che ci sarà una nuova iniziativa, il City Parkour. Sì, infatti, è una delle nuove iniziative, ci sono anche altre, ma questo è veramente giusto menzionarla. Vogliamo portare Climahouse in città, e la città sicuramente lo merita, anche perché Bolzano era tra i primi comuni che hanno adottato certe prescrizioni in direzione casa clima, ovvero efficienza energetica nell'edile, ma vogliamo presentare alcuni edifici pubblici di questa città che sono da visitare, sempre guardando nel sito internet, bisogna pre-registrarsi, è gratuito, si arriva con un shuttle dalla fiera, si può ritornare col shuttle in fiera. Praticamente si tratta di un palazzo provinciale vicino alla stazione, della Camera di Commercio, dell'Università di Bolzano e del Museo per l'Arte Contemporanea. Quindi climahouse.it, che ti permette anche di registrarsi per l'ingresso stesso in fiera. Ci sono delle facilitazioni per chi lo fa dal web? Sì, infatti c'è un bel sconto e soprattutto evita le file che ogni tanto si formano. Noi cerchiamo comunque di evitare file, ma ogni tanto, cioè in certi punti non è possibile perché il massimo di casse è aperto, e ciò nonostante ogni tanto, visto il successo che ha questa manifestazione, il successo di pubblico, purtroppo succede che ogni tanto si forma una fila. Avendo il biglietto già comprato in internet si evitano anche queste file e si ha anche quel vantaggio di pagare di meno. Quindi appuntamento a Bolzano dal 26 al 29 gennaio, giusto? Esatto, dal 26 al 29 gennaio, dalle 9 alle 18. Grazie.